allarmato per questo nuovo milione di poveri che è stato registrato dall'Istat? Ma io forse sono anche in parte sottostimati. Io penso che il tema centrale sia la pandemia sociale, la pandemia lavorativa e un rischio assai alto di contagio criminale. Questo lo abbiamo detto tanto tempo fa, e quindi questo è un momento delicatissimo perché c'è una ripartenza veloce ma su un terreno fragile. Quindi c'è bisogno di una grande coesione sociale e c'è bisogno di donne e uomini credibili che prendono le decisioni giuste a livello istituzionale, a livello politico. Il passaggio del Recovery Fund è un passaggio decisivo, è una grandissima opportunità, lavoriamo tutti perché non sia invece un ulteriore elemento di inquinamento del tessuto politico, istituzionale e democratico del nostro paese. Senta sindaco, ma questi attacchi al reddito di cittadinanza, lei insomma che valutazione fa? Poi lei è sindaco di una città dove la domanda per lo più o comunque in buona parte è a nero, sottopagata, è reale, diciamo, questa mancanza insomma di lavoratori a causa del reddito di cittadinanza? Allora oggi questo è un tema centrale perché il reddito di cittadinanza ha avuto e può ancora avere una sua funzione, ma ha perso molto della sua potenzialità progressiva. Cioè non si può pensare di utilizzare il reddito di cittadinanza a vita, perché altrimenti creiamo un assistenzialismo, teniamo delle persone depositate e mettiamo in difficoltà anche la ripresa del lavoro e dell'economia del nostro paese. Quindi reddito cittadinanza o come lo vogliamo chiamare, reddito di inclusione, bonus alimentare, cioè tutto ciò che serve per non lasciare indietro senza possibilità di rialzarsi i poveri di prima e i poveri di adesso va bene, ma ho l'impressione che non sia stato finora utilizzato al meglio, cioè sia stato utilizzato esclusivamente come situazione di mantenimento e questo stiamo registrando anche una difficoltà notevole in diversi comparti lavorativi di tutto il paese, quindi non solo della nostra città, di scarsa disponibilità di profili lavorativi proprio perché trovano più conveniente il reddito di cittadinanza. Quindi attenzione, perché il reddito di cittadinanza significa miliardi di euro. Se i miliardi di euro servono per sostenere le povertà e provare a immettere persone nel lavoro, bene. Se diventa un assistenzialismo a vita, cui magari a qualcuno conviene o è convenuto, poi per fare politica e fare voti, diventa una cosa problematica. Sindaco, però questo non ha smascherato anche il fatto, quello che lei diceva, cioè la difficoltà di alcune figure professionali, non ha smascherato anche offerte non dignitose, cioè magari 400-500 euro per lavorare in pizzeria 12 ore al giorno, 7 giorni su 7? Questo è un altro tema centrale, assolutamente. Cioè quello che non bisogna sfruttare e approfittare mai e men che mai nel momento della pandemia, perché magari devi recuperare da un punto di vista economico, si riparte tutti insieme, cioè l'imprenditore ha bisogno di essere sostenuto e non sovraccaricato da orpelli inutili o da tasse eccessive, il lavoratore deve poter lavorare, i suoi diritti devono e le sue tutele devono essere garantite, non è possiamo ripartire sfruttando gli ultimi o lasciando i poveri per sempre ultimi. È qui che si vede la capacità di un paese di indicare misure che siano in grado di non produrre solo fasce di assistenzialismo o magari sostenere in modo sbagliato il mondo dell'economia, ma creare una cornice che consente agli imprenditori di investire, ai lavoratori di lavorare, ridurre le precarietà e ridurre le povertà. E per poterlo fare dovresti mettere in campo azioni anche molto diverse da quelle che sono state fatte sinora, a cominciare per esempio a non lasciare ultimi i territori, perché se lasci ultimi i territori, lasci ultimi i servizi, la qualità della vita, le politiche sociali, non si riparte solo con le grandissime opere pubbliche che alcuni sembrano immaginifiche, quindi si deve partire dal basso come sempre per ricostruire un paese. Grazie. Grazie.